Ciao ragazzi, sono Jack, benvenuti sul sito Xenji. Come vedete siamo qui su Fortnite, perché come avete letto dal titolo sono qui per insegnarvi a editare velocemente e anche a buildare velocemente. Però prima di cominciare lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale, adesso. Allora, avete visto che tanti pro creano una mappa in creative e cominciano a buildare, a fare edit ultra velocemente. Però tanti diranno, basta che faccio quello per imparare? No! Perché prima di fare quello dobbiamo imparare ad editare velocemente e anche a buildare. Poi possiamo andare nelle mappe e buildare velocemente. La mappa che vi consiglio è quella di Leopollo, che è molto forte. E lui ha creato queste mappe solo per allenarsi nelle build e nell'editing. Quindi avremo tutti questi passaggi da fare. Adesso vi faccio un esempio. Qua si va lenti, bisogna, cioè è lento, adesso come vedete siamo lentissimi, bisogna editare, potete fare tutti gli edit che volete, potete fare così, così, potete fare così, saltare, fare così, come volete voi, come vi piace fare. Adesso avete imparato a farlo lentamente, questo è facile da fare, se non sapete fare questo vi consiglio di provarlo a fare un bel po' di volte. Adesso, come vedete, siamo a velocità normale, quindi editiamo velocemente, come vedete bisogna editare velocemente, infatti qua ho già sbagliato, perché volevo fare così. Allora, andiamo veloci, noi vi consiglio di allenarvi un po', quando vedete che non sbagliate mai vuol dire che siete diventati molto forti. Adesso io qua è veloce, adesso dato che ho una grande velocità, faccio solo questi edit, non voglio andare con tanta creatività, faccio solo quelli semplici. Come vedete, a volte capita di sbagliare, va bene. Ho fatto questa mappa da un pochino, però sto tornando a farla. Comunque, adesso, come vedete, stiamo facendo le scale. Continuiamo a fare le scale a tutte le velocità. E ci toccherà fare così, beh, più che ci toccherà, vogliamo noi farlo. Dobbiamo fare tutti questi percorsi. Qui abbiamo scala muro. Qui abbiamo scala e cono, lo chiamo così io. Qua abbiamo scala e cono editato. Qua scala e muro editato. Qua abbiamo muro, coni, le scale. E si va avanti così. In questa mappa poi c'è anche questo lato in fondo. Adesso comincia a laggare, come vedete, perché è pieno di build. Adesso guardate, adesso ci sarà un lag assurdo. Mi dispiace, ma è pieno di build. Allora, si va di sopra. Allora, dobbiamo editare, come vedete, bisogna fare così. Questo qua, voi direte nei commenti, ma è semplicissimo, lo so. Però se non sapete fare neanche questo, allora mi sa che dovete allenarvi duramente. Se sapete già farlo, vuol dire che siete già avvantaggiati. Io vi consiglio di non utilizzare tasti come cerchio per editare, perché dovete tenerlo premuto, anche se mettete tipo che tenete premuto per 0,100 secondi. Non vi conviene, non vi conviene, secondo me non vi conviene. Secondo me cerchio da play oppure A da Switch, B da Xbox, quello che è. Se siete da controller, quindi vi consiglio di utilizzare il tasto con cui vi muovete. Basta che lo mettete nelle settings e poi basta che lo premete una volta senza tenere premuto anche 0,100 secondi. E siete da mouse e tastiera invece non è un vostro problema, perché voi premete già una volta, non tenete premuto, quindi non è un problema, state tranquilli. Questo video comunque è fatto anche principalmente per chi è inesperto appunto in questo mondo, perché insomma è anche appena arrivato e vuole cominciare a battere i propri amici, oppure vuole cominciare a giocare anche competitivo o vuole fare qualche kill in battle. Vi consiglio di guardare questo video. Se avete qualche amico che per esempio non sa giocare, mandategli questo video che lo aiutiamo noi nell'editare. Comunque dobbiamo fare questi percorsi per tutto il tempo. Qui abbiamo anche un po' di spazio, potete anche allenarvi qui. Dopo che avete fatto un po' di percorsi, dopo qualche giorno che vi siete allenati, riuscirete già a fare un bel po' di edit. Quindi vi consiglio di allenarvi duramente tutti i giorni. Allora, dipende anche, non ho capito perché si edita, dipende anche da quanto tempo giocate. Perché se giocate per esempio 10 minuti al giorno, vi consiglio di sfruttare quei 10 minuti per allenarvi. Se giocate appunto 10 minuti e volete giocare con i vostri amici, e invece se giocate 10 minuti ma non volete perdere tempo, volete giocare con i vostri amici, vi consiglio di fare una roba come BHE, così vi allenate molto bene e provate a fare questi edit che sto facendo io ora per esempio. Provate a farli, col tempo migliorerete.
adesso, raga, ho concluso quel video. Se arriviamo a 10 like, porterò un video anche dove vi spiego e vi do una mappa per migliorare anche la mira su Fortnite, per chi è da Switch, Xbox, Play 4, Play 5, PC, dove volete. Potete allenare finalmente la vostra mira. Quindi mi raccomando, lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi!